Ciao a tutti e bentornati su Non di Solo Pane. Oggi vorrei parlarvi di un libro di un autore francese importante, un autore che è anche filosofo, drammaturgo, insomma ha fatto un po' di tutto. Era un intimo amico di Sartre, con cui poi ha rotto, ed è Albert Camus. E il libro è La Peste, eccolo qua. Io l'ho letto in questa vecchia edizione ritrovata nel mercatino, un'edizione della Bompiani del 57. La peste in realtà è in Francia nel 47 e in Italia nel 48. Bene, è uno dei testi più importanti di Camus. Man mano che ci si addentra nella lettura di queste pagine, si capisce che Camus in realtà non sta parlando solamente della peste, come uno dei tanti mali, ma ci vuole parlare del male. Ecco, secondo me, se il titolo fosse un velo, potremmo scorgerci sotto un altro titolo, che è appunto il male. Camus sta parlando di questo. Sappiamo che è uno dei suoi temi ricorrenti, uno dei temi più importanti della sua letteratura e soprattutto dell'assurdità dell'esistenza. Il libro affronta quindi anche l'altro tema, oltre a quello del male, che è strettamente collegato però a un altro concetto filosofico importante di Camus, che è quello dell'assurdità. E qui la peste rappresenta l'assurdità del male, l'assurdità di questa esistenza. Ed è difficile tirar fuori un senso se il senso non lo si cerca o non lo si, no, non ci si aggrappa a Dio. Ecco, Camus non è un credente, è un ateo, però a mio avviso, e da quello che ho potuto leggere, è un ateo in ricerca. Ci sono anche alcune pagine in questo testo che testimoniano questo suo lasciare, diciamo, una porticina aperta. Lui stesso, il testo è un testo immenso, sono immenso nel senso che ha un valore straordinario per la letteratura del Novecento e per chi voglia prestarsi, insomma, impegnarsi a leggere un libro di un certo tipo. Sono 300 pagine in cui Camus descrive nitidamente, in maniera sottile, spesso anche potrebbe sembrare tedioso, ma non lo è, serve solo a portare il lettore fino alla fine del libro. Ecco, sono 300 pagine in cui lui parla della peste. A un certo punto uno potrebbe anche pensare di stancarsi, in realtà chiude il libro e poi dice: ma come va avanti? E infatti va avanti a leggere. Io non voglio parlare di tutto il libro perché dovremmo stare qui a discutere almeno un paio d'ore. E mi soffermo su una pagina che mi è tornata alla mente proprio leggendola, ne avevo discusso a suo tempo in facoltà teologica con il mio professore di teologia fondamentale, Don Andrea Toniolo, perché qui Camus non parla solamente della morte così in generale causata dalla peste, ma si sofferma anche sul modo in cui la peste distrugge gli esseri umani, e non solamente gli adulti, ma anche i bambini. C'è appunto una scena straziante del libro in cui si descrive, Camus lo fa apposta, volutamente, descrivere questo morbo che distrugge questo corpicino di questa creatura, insomma. Ecco la pagina in cui, la leggo brevemente, in cui si descrive il momento successivo alla morte di questo bambino, vede protagonisti il dottor Rieu e il padre gesuita Panelou, che è quello che cerca di tenere alta la fede, il morale spirituale degli abitanti di questa città, ma che deve scontrarsi con una realtà molto dura, cioè con il fatto che anche i bambini muoiono straziati da una malattia così grave. E dice Panelou: capisco, mormorò Panelou. È rivoltante in quanto supera la nostra misura, ma forse dobbiamo amare quello che non possiamo capire. A che il dottore si anima un po'. Era stato sempre abbastanza freddo durante, freddo, comunque pacato, per tutto il libro, insomma, il trascorso narrativo, e risponde: no, padre, disse, io mi faccio un'altra idea dell'amore. E mi rifiuterò sino alla morte di amare questa creazione dove i bambini sono torturati. Beh, questo è, ovviamente, capite che non parliamo più semplicemente di letteratura, di un romanzo, di uno dei romanzi più importanti del Novecento, creato da un premio Nobel per la letteratura, ma parliamo di questioni di fede. Motivo per cui consiglio questo libro soprattutto ai credenti, perché Camus rappresenta un punto di
di vista diverso da chi crede in Dio. E ci fa fare i conti con alcuni aspetti molto duri dell'esistenza, su cui sicuramente abbiamo già riflettuto, ma stare qui su queste 300 pagine, una dopo l'altra, sentirsi sempre dire queste cose, avvicina forse un po' di più a certi strazi, a certi orrori di questa esistenza. Adesso io non apro un dibattito sulla presenza del male nel mondo, perché dovremmo parlare di teodicea e non ne verremo fuori probabilmente. Certo è un libro che per il credente è molto duro da digerire, soprattutto per chi crede di avere una fede infinita e che possa spostare le montagne. Ecco, questo è un libro che va letto. Lo stesso gesuita Panelù, dopo questo evento, dovrà rivedere la sua fede e in una sua omelia dirà che il Dio cristiano va accettato anche così, cioè in questa maniera, nella sua totalità, quindi anche con questa presenza del male nel mondo e quindi anche con lo strazio di tante esistenze, di tanti bambini che muoiono. E voi capite che è una scommessa importante quella del credente che accetta questo tipo di fede. Ma mi fermo qui perché è veramente un tema immenso. Il libro, lo ripeto, il titolo è La peste di Albert Camus. Questa qua è un'edizione della Bompiani, ma si trova per vari editori, insomma. Bene, adesso vengono fuori vari pulsanti per l'iscrizione al canale, eccetera. Se volete condividere il video e iscrivervi, canale stesso, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo libro. Buona lettura.